Forse una brevissima introduzione su che cos'è la FNIR, anche se la maggior parte delle persone che sono presenti la conoscono, è la più antica delle associazioni professionali di insegnanti, fondata da Salvemini e Kirner nel 902, e ha degli obiettivi che direi nel tempo non solo non si sono raggiunti o superati, come quello della difesa della scuola pubblica, della laicità, della scuola vista come luogo in cui sviluppare spirito critico, capacità di giudizio, e puntando soprattutto sugli insegnanti. Tutti obiettivi ancora da raggiungere fortemente, tenendo ben fermi al centro della riflessione. È un'associazione riconosciuta dal Ministero come struttura per la formazione in servizio degli insegnanti ed è un'associazione organizzata in sezioni autonome, con ciascuna con una propria identità, con una propria vocazione molto diversa sul territorio nazionale. Proprio un mese fa abbiamo ricostituito la sezione di Roma, che ha fatto delle cose egregie nell'ambito della storia, della memoria, ma che vorremmo si occupasse un po' di più anche dei problemi del tipo di politica scolastica che investono la scuola, che la toccano molto da vicino e secondo noi hanno bisogno anche della voce degli insegnanti. Sicuramente questi non sono tempi facili per le associazioni, ma non lo sono neppure per la scuola in generale, non lo sono per gli insegnanti. Abbiamo visto delle innovazioni introdotte per contratto che si sono in qualche modo burocratizzate, che hanno finito con il bloccare anche delle possibilità di articolazione delle funzioni. Questo è un tema che ci sta molto a cuore, perché sarebbe il primo passaggio per uscire da un egualitarismo assolutamente deleterio e cominciare a ragionare di carriera, ma in termini di sviluppo della professionalità. Riconoscere che gli insegnanti non sono tutti uguali e rialzare anche il tiro del patto che la società ha con gli insegnanti. È un tema che condividiamo con le altre associazioni professionali, anzi ringrazio le amiche e gli amici che responsabili di altre associazioni che sono qui presenti e con loro continuiamo su questo fronte. Non è l'argomento di questa sera, ma questa sera abbiamo voluto non fare tanto un convegno, perché pensiamo che su questo argomento ci sia bisogno di ragionare, di riflettere, questo della riduzione di un anno del percorso scolastico. Vogliamo fare lanciare degli input su cui riflettere, su cui confrontarci dalle varie angolazioni. Dico subito che la FNISD è sempre stata favorevole all'uscita a 18 anni dal sistema scolastico, eppure ciò detto devo anche dire che siamo molto preoccupati del fatto che viene in questo momento, perché come sottolineava la dirigente che ha portato il suo saluto, in questo momento tutto assume una tonalità di tipo economico o economicistico, soprattutto per quello che riguarda il mondo della cultura e il mondo della scuola. E allora non ci piace l'idea che si ragioni soltanto di tagli. Quando abbiamo presentato su Facebook la locandina di questa iniziativa, abbiamo registrato una reazione che voglio riportarvi, perché è proprio il segno del clima che c'è in giro, e la reazione era: vergognatevi. E questo lo capisco molto bene, perché di scuola si ragiona solo in termini di tagli, e in questa situazione tagliare di un anno la scuola significa darle una mazzata ulteriore. Una scuola che regge in molti casi più per la buona volontà, per l'impegno di insegnanti, di dirigenti, di persone che nella scuola credono ma che si sentono sempre più soli. Ma non è questa la nostra volontà. Noi abbiamo bisogno di riporre al centro dell'attenzione, della riflessione, la scuola come sistema. Un sistema in cui si entra bambini, abbiamo voluto mettere nella nostra locandina anche quella immagine evolutiva, si entra da bambini, si esce donne e uomini. Cioè a scuola nell'età scolare succedono i fenomeni più importanti nella vita, nella trasformazione, quello che porta a diventare persone,
donne e uomini nei tanti modi in cui si può realizzare anche la propria personalità. E allora la scuola acquista un significato particolare e bisogna ragionarne in maniera complessiva, in maniera totale. Ci preoccupa che le sperimentazioni avviate dal Ministero stanno riguardando soltanto la riduzione di un anno di scuola secondaria. L'anno prossimo saranno ancora di più, ma è caduta l'attenzione sul complessivo sistema che sta alle spalle della scuola secondaria. Quindi parlare di uscita a 18 anni secondo noi non è la stessa cosa di parlare di liceo di 4 anni o di scuola secondaria di 4 anni. Abbiamo bisogno di riflettere su tutto il percorso in cui si realizza la crescita. Noi pensiamo che il fulcro di tanti problemi con i quali noi oggi ci confrontiamo, e sono problemi che riguardano proprio il rapporto che una società ha con i suoi giovani, quando si diventa adulti nella nostra società. C'è questo contrasto fra i 18 anni della maggiore età, che è un fatto forse soltanto formale, e una necessità di innalzare i livelli di responsabilità nei confronti dei giovani. A questo tema noi avevamo dedicato un convegno, questo contrasto fra l'essere maggiorenni e rimanere a scuola, avevamo dedicato un convegno alla fine degli anni 80, intorno all'85, che era i giovani e la scuola. Perché c'è bisogno di alcune scansioni che definiscono quando la società chiede maggiori livelli di responsabilità ai suoi giovani. Noi abbiamo un rapporto molto particolare, molto strano con i nostri giovani, perché per un verso li teniamo a scuola fino a 19 anni, poi ci lamentiamo che la loro adolescenza non si chiude mai. Ci lamentiamo che non vanno a svolgere lavori di tipo manuale, ma sono tenuti in un sistema scolastico che ancora è di impronta gentiliana, con una differenziazione fra cultura e lavoro, dove tra l'altro gli istituti professionali, gli istituti tecnici hanno avuto uno sviluppo più verso la licealizzazione che verso lo sviluppo di una cultura del lavoro. Però poi ci lamentiamo che i giovani non accettano di fare lavori manuali. Qual è la cultura del lavoro che riusciamo a trasmettere? Quanto pesano gli stage che possono fare, quindi questi contatti diretti con il mondo del lavoro? Quanto riusciamo a trasmettere il valore del fare rispetto soltanto alla conoscenza? Questo chiama in causa una impostazione di sistema che ormai ha perso proprio la caratteristica sistemica. E allora ragionare di scuola che si abbrevia è per un verso necessario, e ce lo confermano i tassi di dispersione scolastica, ce lo conferma il numero di giovani che abbandonano i primi anni degli studi universitari, ce lo conferma il numero dei NEET, di quelli che non sono né negli percorsi di formazione né nel mondo del lavoro. Dall'altra parte però abbiamo anche paesi, ormai se dobbiamo ragionare in un'ottica che non è solo nazionale, abbiamo paesi nei quali ci si diploma a 18 anni, e questo crea comunque delle condizioni di disparità con le quali dobbiamo fare i conti, e disparità che tra l'altro le scuole italiane all'estero hanno dovuto considerare. Quindi la nostra richiesta è di ragionare su tutto il sistema. Noi avvieremo al nostro interno come associazione una riflessione su questo, ci auguriamo di poterlo fare anche con le altre associazioni professionali, perché pensiamo che il ruolo degli insegnanti in tutto questo sia cruciale. Non a caso abbiamo voluto anche un intervento dell'amico Di Menna, perché sicuramente l'idea di tagli agli organici è un problema di cui non si parla, ma che condiziona pesantemente poi le posizioni. Abbiamo bisogno di riflettere sull'età d'inizio. Basti considerare come la scuola dell'infanzia, che si è confermata in questi anni come il primo gradino fondamentale della formazione della persona e di cui abbiamo degli esempi di eccellenza nel nostro paese, rimane attualmente fuori dall'obbligo.
E ci sono, questo significa che ci sono bambini che a 6 anni per la prima volta entrano in un'aula scolastica. E allora, anche questa è una vecchia battaglia della FNISM, che era l'inizio della scuola a 5 anni, della scuola primaria a 5 anni. Ma forse, siccome si accusa di voler togliere un anno all'infanzia, ma forse quell'anno, l'ultimo anno dell'attuale scuola dell'infanzia, potrebbe essere un anno ponte, in cui preparare i bambini ad un ingresso nella scuola primaria. Abbiamo una scuola media che ha assoluto bisogno di essere riconsiderata, perché in assenza dal 64, in assenza di interventi di riforma, è rimasta scollegata sia rispetto alla primaria sia rispetto alla secondaria. Quindi abbiamo bisogno di considerarla, abbiamo bisogno di rivedere una aggregazione delle discipline che ogni volta porta i ragazzi a rifare, abbiamo bisogno dei curricoli verticali, non di questa ripetitività che rischia poi di lasciare l'attualità sempre fuori dalle aule scolastiche e di ricostruire il percorso sia dal punto di vista delle conoscenze sia degli obiettivi in termini di sviluppo delle competenze che ragazze e ragazzi portano a scuola. Il tutto facendo leva, secondo noi, fondamentalmente sul ruolo degli insegnanti. Insegnanti che hanno bisogno di uscire da questa situazione per molti versi garantita, ma in cui ricevono molto poco, anche in termini di credibilità sociale. Bisogna alzare il tiro, saper chiedere molto di più, perché molto di più possono dare, e saper anche introdurre degli elementi, delle variazioni, per esempio in termini di verifica su quello che possono dare. Noi siamo favorevoli alla valutazione degli insegnanti a condizione che sia fatta in certe maniere. Non ci è piaciuta la proposta di Berlinguer a suo tempo, abbiamo bisogno anche su questo però che si ragioni in maniera laica, senza pregiudizi, ma rilanciando con l'obiettivo di una scuola forte, con dei professionisti forti, formati, riconosciuti e che vedano il loro ruolo con un corrispettivo di credibilità sociale. Questa sera abbiamo invitato a questo, che ripeto è un tentativo di lancio di una serie di spunti sui vari aspetti di questa tematica, abbiamo invitato degli amici della FNISM da sempre, tutti si sono occupati molto da vicino di queste tematiche, quindi abbiamo bisogno del loro aiuto per rilanciare alcuni di questi aspetti fondamentali. Io spero che ci sarà anche il tempo per proseguire il dibattito, se non ci sarà lo proseguiremo sia attraverso il nostro sito e sia facendo delle iniziative mirate su alcuni aspetti specifici.